Buonasera a tutti. Si sono protratti per 4 ore a Bruxelles i colloqui tra NATO e Federazione Russa sulle garanzie di sicurezza. Volti tesissimi fin dall'inizio e nessuna stretta di mano, nemmeno nelle foto di rito. Risultati ovviamente pessimi. Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha annunciato che l'Alleanza Atlantica non considera la sua espansione come un'aggressione, perché dice diffonderebbe la democrazia. Secondo lui si potrebbe valutare la possibilità di futuri incontri, ma la parte russa ha già fatto sapere di non essere pronta per concordare un calendario. La NATO si è rifiutata di garantire la non adesione dell'Ucraina, ma l'alleanza sarebbe pronta a discutere la limitazione reciproca di missili e la politica nucleare. Ma era proprio la garanzia che l'Ucraina e la Georgia non entrassero nell'Alleanza Atlantica una delle principali richieste della Russia in materia di sicurezza. E così il vice segretario della NATO, il rumeno Geogna, ha precisato alla stampa, prima ancora dell'inizio dei colloqui, che la richiesta della Russia di fermare l'espansione dell'alleanza sarebbe un'interferenza inaccettabile e ha promesso di impegnarsi per la missione della Georgia. Nelle stesse ore, il Washington Post, citando il National Security Council, fa sapere che la Casa Bianca appoggia la proposta di legge dei democratici che vuole imporre nuove sanzioni alla Russia. Il pacchetto includerebbe anche sanzioni dirette contro il presidente Putin in persona. Le sanzioni dovrebbero inoltre riguardare un certo numero di militari e funzionari russi di alto rango, e avrebbero impatto anche sulle banche e sul sistema SWIFT. La rappresentanza russa non ha rilasciato dichiarazioni alla fine dei colloqui, è evidente. E per i russi i silenzi parlano. L'unico a parlare è l'ex ambasciatore britannico in Russia, Anthony Brenton, che parla per tutti all'emittente televisiva CNBC e dice: le sanzioni contro la Russia non funzionano. La fanno diventare più ostinata, il che a sua volta fa diventare più ostinato l'Occidente, il che a sua volta avvicina la minaccia di uno scontro, questa volta davvero pericoloso. Dice l'ex ambasciatore: né russi né americani non ne hanno bisogno però di questo scontro. I russi vogliono solo essere presi in considerazione, mentre il principale nemico degli Stati Uniti non è la Russia, ma resta la Cina. E i grandi scontri con i russi non fanno che indebolire la posizione dell'America contro la Cina. E allora, se lo sanno, perché lo fanno? Verrebbe da chiedersi. Perché in palio ora c'è il dominio mondiale e l'impero, che oramai sprofondato nell'agonia economica e nel caos sociale, lancia gli ultimi colpi di coda, come fosse una lucertola, politicamente moribonda. E buona fortuna a tutti. Sembra che dovunque ci sia aria di rivoluzione colorata, spunti immancabilmente il nome di Joe Biden. Se sono ormai risaputi i legami del presidente degli Stati Uniti e di suo figlio Hunter con l'establishment ucraino, adesso iniziano ad emergere anche i rapporti tessuti dall'inquilino della Casa Bianca con alcuni dei personaggi più influenti del Kazakistan. Uno di loro è l'ex capo dell'intelligence, Karim Massimov, che una foto pubblicata su internet ritrae proprio assieme a Biden e a suo figlio Hunter. Non è chiaro a che epoca risalga l'immagine, ma lo scatto mette comunque in mostra le ottime relazioni dell'attuale presidente degli Stati Uniti con parte dell'establishment kazako. Anche perché nella foto si vede pure l'oligarca Rakishev, uno degli uomini più influenti del paese, che diversi articoli pubblicati dalla stampa anglosassone considerano come intimo amico di Hunter Biden. Ad aggiungere interesse alla fotografia in questione c'è però soprattutto il fatto che Massimov sia stato arrestato dalle autorità kazake negli ultimi giorni dopo le manifestazioni che hanno sconvolto il paese a inizio anno, obbligando il governo a chiedere l'intervento della Russia per ristabilire il controllo della situazione. Massimov, oltre ad essere un ex ministro, era fino a poco tempo fa considerato come il braccio destro di Nazarbayev, presidente del paese per quasi 30 anni, fino alla rinuncia del 2019, che però lo ha allontanato dal potere solo formalmente.
il rapporto fra l'ex capo di Stato e il suo stretto collaboratore si deve essere evidentemente incrinato, tanto da far diventare Massimov uno dei nemici giurati di quell'establishment di cui fino a poco tempo fa faceva parte. Per l'ex capo dell'intelligence kazaka, l'accusa ufficiale è quella di alto tradimento. E per capire con chi Massimov abbia deciso di cospirare, è probabile che i magistrati decidano di dare un'occhiata a quella foto che lo ritrae, sorridente, insieme a Biden. Un ulteriore invio all'Ucraina di attrezzature militari, comprendenti munizioni, armi leggere, pezzi di ricambio per un valore dichiarato di 200 milioni di dollari, è stato autorizzato dall'amministrazione Biden a fine dicembre tra un colloquio di pace e un altro. A darne notizia è l'emittente televisiva CNN, che fa notare che il Congresso degli Stati Uniti ne è venuto a conoscenza nei primi giorni di gennaio. Stando a un rapporto citato dalla stessa CNN, si direbbe che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, detto anche Sleepy Joe, avrebbe cercato di mantenere riservata l'informazione almeno fino ai colloqui di pace fissati a Ginevra, ma, spiega l'organo di informazione Guerrafondaio, alcuni funzionari statunitensi avrebbero scoperto il segreto di Pulcinella da canali riservati. Stando invece al sito web della Defense Security Cooperation Agency, l'agenzia per la cooperazione in campo di sicurezza, un'emergenza imprevista avrebbe richiesto l'assistenza militare immediata. Abbiamo fornito assistenza difensiva all'Ucraina anche attraverso consegne che sono avvenute solo nelle ultime settimane. Continueremo a farlo nelle settimane e nei mesi a venire attraverso una serie di meccanismi, tra cui l'iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, aveva affermato un portavoce del Dipartimento di Stato. Durante un'apparizione domenicale su ABC News, il segretario di Stato Antony Blinken ha spiegato di avere fornito una significativa assistenza difensiva all'Ucraina anche nelle ultime due settimane, quasi mezzo miliardo di dollari solo nel 2021. L'assistenza continua e continuerà, e se ci sarà un'ulteriore aggressione da parte della Russia contro l'Ucraina, ne vedremo ancora di più. Ci stiamo attrezzando al meglio delle nostre capacità e altri alleati e partner stanno facendo lo stesso. Dal fronte estone, infatti, emerge che il Ministero della Difesa sembrerebbe intenzionato a inviare missili anticarro Javelin e obici da 122 mm. Nella nuova normalità dell'informazione, la realtà deve essere come minimo rovesciata. Washington chiama e Tirana risponde. Il governo albanese, confermandosi come uno dei più fedeli alleati della Casa Bianca, ha annunciato la costruzione di una nuova base statunitense sul suo territorio nazionale, a pochi passi dalla grande base del MEC, i cosiddetti ribelli anti-Iran, anch'essi finanziati da oltreoceano, oltre che dalle colonie europee. Il primo ministro Edi Rama, mentre sogna una grande Albania, parla di una notizia fantastica e sottolinea come il nuovo quartier generale del Pentagono nei Balcani permetterà a Tirana di sviluppare ulteriormente la collaborazione militare con Washington. Dall'anno 2000 in poi l'Albania ha lavorato a fianco degli Stati Uniti su molteplici fronti, dall'Afghanistan all'Iraq. Nel 2009 Tirana è poi entrata ufficialmente nella NATO, mettendo così nero su bianco la sua appartenenza al blocco occidentale. Inoltre, lo scorso maggio, dal porto di Durazzo è partita l'esercitazione militare Defender Europe 21, che ha ospitato quasi 30.000 truppe dell'Alleanza Atlantica. Con la nuova base in territorio albanese, il Pentagono intende incrementare la sua presenza nei Balcani per rispondere a quelle che considera come possibili minacce emergenti. Il riferimento è ovviamente alla Russia, che in questa regione e soprattutto in Serbia è particolarmente influente. Motivo per cui i Balcani sono tappezzati di contingenti militari degli Stati Uniti, oggi presenti in Kosovo, Bosnia e Macedonia. A dimostrazione che la partita tra Washington e Mosca non si gioca solo sul confine ucraino, ma riguarda l'intero continente europeo. La nostra posizione è chiara: non vogliamo far parte della NATO.
Così si è espressa la premier svedese Magdalena Andersson nel tentativo di far chiarezza sul futuro del suo paese in ambito militare. Abbiamo sempre affermato chiaramente di avere una partnership con l'Alleanza Atlantica, ma abbiamo rapporti speciali anche con la Finlandia, ha spiegato il primo ministro, rivendicando l'autonomia del suo governo in materia di sicurezza ed escludendo che esistano piani per aderire alla NATO. Da anni Washington e i suoi alleati stanno provando a sedurre Stoccolma ed Helsinki, agitando il fantasma di una possibile guerra contro la Russia. La NATO rispetta il diritto di ogni paese di scegliere la propria strada, ha dichiarato in questi giorni il segretario generale Jens Stoltenberg, dopo essersi confrontato coi governi dei due paesi scandinavi. Sia la Svezia che la Finlandia sanno che gettarsi tra le braccia di Washington significherebbe sbattere la porta in faccia a Mosca, provocando tensioni le cui conseguenze potrebbero essere difficili da amministrare. Motivo per cui Stoccolma ha deciso di prendere tempo e di mantenere, almeno a livello formale, la propria neutralità, evitando di gettare ulteriore benzina sul fuoco in un contesto diplomatico già estremamente complicato. 20 anni di abusi, torture e violazioni della legalità internazionale. Il centro di detenzione di Guantanamo ha compiuto questa settimana 2 decenni di attività, senza che nessun presidente sia finora riuscito a chiuderlo. Lo avevano promesso George W. Bush e Barack Obama, ma furono solo parole. Adesso è il turno di Joe Biden, anche se l'attuale inquilino della Casa Bianca per il momento è riuscito a far trasferire un solo prigioniero. Altri 39 restano nella base senza nessuna garanzia legale. Alcuni di loro sono ancora in attesa di essere processati, altri addirittura non hanno neanche ricevuto un'accusa formale. Era l'11 gennaio del 2002, quando i primi 20 prigionieri, vestiti con le ormai famigerate tute arancioni, entrarono nel nuovo centro di detenzione di Guantanamo, creato dal Pentagono sull'isola di Cuba per ospitare i presunti terroristi catturati dall'esercito statunitense in giro per il mondo. Nella base navale i militari hanno praticamente avuto carta bianca con i detenuti, dal momento che non si sono visti costretti ad applicare le garanzie e le tutele legali vigenti sul territorio nazionale. I custodi di Guantanamo hanno così goduto di un ampio margine di manovra che ben presto ha mostrato tutti i suoi eccessi, come ad esempio le simulazioni di annegamento, conosciute come waterboarding, una pratica di tortura abitualmente inflitta ai detenuti assieme alla privazione del sonno o all'esposizione a temperature estreme. Un modus operandi criminale che è emerso anche grazie ai documenti riservati pubblicati da WikiLeaks nel 2011 e che è stato esteso all'estero, come rivela nei dettagli il saggio di Giulietto Chiesa Le carceri segrete della CIA in Europa, edito nel 2007. 20 anni dopo la sua apertura, Guantanamo è diventato più un problema che una soluzione per gli Stati Uniti, che non sanno come mettere un punto finale alla faccenda. Innanzitutto per problemi burocratici, dovuti alle ingarbugliatissime pratiche che sono necessarie per trasferire i detenuti. Il Parlamento si nega ad autorizzare il loro arrivo sul territorio nazionale, in quanto li considera individui pericolosi. La patata bollente è così nelle mani del Dipartimento di Stato, che però deve raggiungere accordi con paesi terzi, seguendo un procedimento che può protrarsi all'infinito. Il risultato è che il carcere di Guantanamo è ancora aperto, nonostante siano già passati 20 anni dall'inizio dell'infamia. Le divergenze sul vaccino anti-Covid stanno creando una divisione sociale senza precedenti anche sotto il tetto coniugale. A lanciare l'allarme è l'ANSA attraverso un avvocato matrimonialista, Carmen Posillipo, del foro di Santa Maria Capua Vetere, che da inizio anno ha dovuto gestire una considerevole quantità di richieste di separazioni.
Secondo la professionista, le tensioni all'interno della coppia si acuiscono generalmente per problemi finanziari e di salute. La dichiarata pandemia ha quindi provocato numerose fratture, in particolar modo per le tensioni generate dalla questione della vaccinazione dei figli, oppure a causa della perdita del lavoro. Secondo i dati in possesso dell'avvocato Posillipo, ma che interesserebbero anche molti altri suoi colleghi, ad essere maggiormente contrari alla somministrazione del siero sarebbero soprattutto gli uomini. Una volta, spiega l'avvocato, si litigava per le vacanze, per la celebrazione dei sacramenti, per la scelta dello sport. In tempo di Covid-19 invece si litiga per il vaccino. L'avvocato ha ricordato inoltre che già diversi matrimoni erano giunti al capolinea durante il lockdown nella primavera 2020, sia per la coabitazione forzata che per la costante presenza dei figli in DAD, che ha costretto uno dei coniugi, spesso la donna, a rinunciare al lavoro e ad intaccare irrimediabilmente l'equilibrio familiare. Almeno 30 delle attuali professioni nei prossimi anni potrebbero essere destinate a scomparire e l'apporto umano verrebbe sostituito dall'intelligenza artificiale. Lo afferma una ricerca pubblicata in Svezia dall'Istituto per la valutazione del mercato del lavoro e la politica dell'istruzione, riportata dal quotidiano locale Dagens Nyheter. La pubblicazione rivela come l'intelligenza artificiale stia gradualmente iniziando a svolgere sempre più funzioni. L'aspetto più inquietante dell'analisi è che la tecnologia può sostituire non solo il personale non qualificato come operai, addetti alle pulizie e cassieri, ma anche alcuni medici, come i radiologi che, ad esempio, potranno identificare la tipologia di fratture e consigliare gli opportuni trattamenti. Max Gordon, chirurgo ortopedico dell'ospedale svedese di Danderyd, fa parte di coloro che vedono nell'intelligenza artificiale un'opportunità, piuttosto che un fenomeno di stratificazione della società. Saremo in grado di svolgere questo lavoro all'istante, il che aiuterà a ridurre il numero di attività che richiedono tempo in un settore in cui attualmente abbiamo una carenza di personale, ha spiegato Gordon, specificando che oltre all'ortopedia, la tecnologia potrebbe essere introdotta in settori come il pronto soccorso e la ginecologia. Il diritto al lavoro, già massacrato dalle attuali leggi liberticide, potrebbe diventare in futuro un privilegio per pochi, mentre sempre più attività, oggi svolte da una parte considerevole di persone, potrebbero ben presto annoverarsi tra le professioni estinte, come la rotino, l'ascensorista, il carbonaio e il lampionaio, figure dei secoli scorsi, ormai confinate nostalgicamente nei romanzi di letteratura del passato. Il gruppo di attivisti statunitensi Project Veritas ha pubblicato una mole di nuovi documenti che smentirebbero il virologo Anthony Fauci sulle dichiarazioni da lui rilasciate durante l'audizione in Commissione Salute al Senato degli Stati Uniti avvenuta nello scorso luglio. I documenti sarebbero tratti da un rapporto redatto dal maggiore dei Marines, Joseph Murphy del DARPA, l'Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata della Difesa, che sarebbero poi stati inviati al Dipartimento di Giustizia. Secondo il rapporto, la Eco Health Alliance, un'organizzazione non governativa che si occupa di prevenzione delle malattie infettive, sovvenzionata dall'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, diretto da Anthony Fauci, nel marzo 2018 si sarebbe rivolta al DARPA per ricevere finanziamenti finalizzati a progetti di ricerca inerenti i cosiddetti guadagni di funzione sui coronavirus trasmessi dai pipistrelli. Tuttavia, la proposta, denominata Project Diffuse, sarebbe stata respinta dall'agenzia per motivi di sicurezza. Sempre secondo quanto riportato nei documenti pubblicati da Project Veritas, Anthony Fauci, tramite l'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, avrebbe però portato avanti la ricerca a Wuhan, in Cina, e in diversi laboratori degli Stati Uniti, nonostante il virologo avesse ripetutamente affermato sotto giuramento che nessun istituto governativo fosse coinvolto nelle ricerche sui guadagni di funzione.
Project Veritas ha posto questa domanda. Chi al DARPA ha preso la decisione di seppellire il rapporto originale che potrebbe avere impedito l'insorgere di una pandemia che ha sconvolto l'intera umanità? Nel frattempo, Twitter ha provveduto a sospendere l'account di Project Veritas, dove erano stati pubblicati i documenti del DARPA. Il mondo della ricerca medica e scientifica è di nuovo in lutto. Nella prima mattinata di oggi è venuto a mancare prematuramente, a soli 54 anni, il dottor Domenico Biscardi. La morte improvvisa sarebbe dovuta alle complicanze di un arresto cardiaco per il quale il genetista e farmacologo era stato ricoverato urgentemente nella notte di ieri. Biscardi, che collaborava con un istituto spagnolo, in uno dei messaggi audio che aveva divulgato in rete negli ultimi giorni, sosteneva la presenza di nanoparticelle e quantum dot all'interno del noto elisir.